Oggi consegniamo le nuove cittadinanze italiane, un momento emozionante, un bel momento, abbiamo ritenuto giusto organizzare questa cerimonia perché la scelta della cittadinanza è una scelta importante, si decide di appartenere a tutti gli effetti ad un paese che ovviamente nasce anche un nuovo rapporto dove si acquisiscono tutti i diritti, i civili e politici, ovviamente anche i doveri. Ma questo aspetto, dal mio punto di vista, ha anche un valore più importante, è quello di una comunità che si allarga, che sa confrontarsi, è una comunità che ha più rappresentanze alla fine, che ha la capacità di conoscersi, di confrontarsi, di scambiarsi anche quegli elementi culturali, significa che è una comunità più ricca e più forte, che sa affrontare meglio anche le sfide. E oggi ha anche questo significato, quella di una città aperta, inclusiva e che sa stare insieme. E con questo atto ovviamente significa celebrare questo risultato che questi nuovi cittadini della nostra città, del nostro paese conseguono, ma significa anche dare il valore che deve essere attribuito a questo momento. Una cerimonia questa istituzionale, il conferimento della cittadinanza italiana alle cittadine e ai cittadini che l'hanno ricevuta formalmente da poco, ma anche un momento per fare comunità, un momento per essere, conoscersi, per ricordare i valori della Costituzione italiana sulla quale si è basato il loro giuramento e anche per condividere un percorso che il Comune di Fano proprio negli ultimi mesi sta mettendo in piedi, che è quello della costituzione del forum interculturale della città, un luogo per fare comunità per le persone che sono diventati cittadini italiani da poco e che in questo luogo possono condividere le loro culture d'origine, conoscere altre persone, uomini e donne, famiglie provenienti dai loro paesi di origine e anche condividere la cultura italiana, le nostre tradizioni. Un modo per essere vicini e per essere insieme alle persone.